Buonasera. Buonasera. Allora, per come è andata la partita? Si può cominciare? Volevo chiedere a Coccoli il fatto che mancavano i tre lunghi. Aspetta, per voi è stato un momento vantaggio o sbaglio? Parto dal presupposto che preferisco sempre giocare con la squadra al completo. Primo, per evitare scusanti a fine della partita e ci mancavano quei 2-3-1-2-3. Secondo, perché è sempre bello affrontarsi a darmi tra virgolette pari. Di bello, se posso sottolineare ancora una volta, questa è la seconda volta che noi giochiamo con tre infortunati, l'altra era San Antimo. Questa squadra di bello ha che è proprio questo cuore, questa voglia di giocare lo stesso a pallacanestro e prima di essere battuta e di uscire al campo battuta dà sempre l'anima. Non è successo all'andata, forse è stato l'unico episodio, colpa nostra per carità, però stiamo migliorando. Può darsi, non so, era l'esordio in casa, il B1, tante piccole cose, però il nostro cammino ha dimostrato che siamo un po' meglio di quella squadra che ne prese 29, 30, non mi ricordo, qualche mese fa. L'assenza dei tre lunghi forse vi ha avvantaggiati, scusi l'asserzione, ma secondo me vi ha avvantaggiati perché vi ha invitati a fare un gioco perimetrale nel quale siete stati bravissimi con Mariani, con Giurini, anche con Play. È vero, però è anche vero che i nostri lunghi non sono lunghi statici, saldano fuori anche Gamal, l'ultimo arrivato, è uno che tira da tre, e Perini e Puleo giocano uno contro uno, faccia canestro tranquillamente. Il nostro gioco prevede anche queste cose, per cui forse Prelazzi avrebbe fatto qualcosa in meno con i lunghi. Ecco. Io ripeto una cosa che ho detto prima e farò di tutto per portare avanti questa idea. Bisogna assolutamente abolire i play-out perché non sono sportivi, è un non senso della pallacanestro. Non è giusto che dopo 6-7 mesi di giochi si decida tutto in una settimana o due settimane. Non è assolutamente giusto. Un po' anche con i play-off, però i play-off... allora, facciamo così, il calcio ha fatto una cosa positiva. Se ci sono 6 punti di differenza non ci sono i play-off. E allora iniziamo a prendere quella. E poi i play-off, male che vada, si rimane in B1. Con i play-out si retrocede. Tutti sappiamo in Italia cosa vuol dire retrocedere. Società che saltano, giocatori che prendono di meno, allenatori che vengono esonerati, lasciamo perdere, eccetera, eccetera. Bisogna abolire i play-out, perché 6-7 mesi bastano per decidere chi è ultima e chi è penultima, ma personalmente abolirei anche le retrocessioni e ristrutturerei tutto. Vogliamo far giocare i giovani? Ci impongono di far giocare i giovani? Togliamo le retrocessioni, i giovani giocano. A parte che poi io sono dell'idea che i giovani bravi, nel passato l'hanno fatto, adesso lo fanno, vediamo Gallinari per citarne uno, i giovani bravi giocano sicuramente, non hanno bisogno di regole. E allora togliamo le retrocessioni e facciamo in modo, per esempio, lo dicevo prima, adesso lo dico, c'è anche un po' più di gente, Brindisi, non è giusto che faccia la B, non è giusto che spenda tanti soldi e rischi, come è successo l'anno scorso, di non andare in A2. Non è giusto. Ha pubblico, ha spettatori, ha impianto. Io aggiungerei settore giovanile obbligatorio, benissimo, facciala A1, ma senza bisogno di spendere soldi in campionati di B1 che non serve a buttare via i soldi. Poi magari, come è successo a Firenze, chi tira fuori i soldi dopo un po' si stanca e dice beh io non li do più e la società torna giù. Allora ci sono i soldi, c'è l'impianto, facciamola A1, non ci sono problemi. L'importante è che ci sia settore giovanile e che la pallacanestro possa migliorare con una squadra, una città così. Cosa ha da perdere la 1? Assolutamente niente, ha da guadagnare e Brindisi deve fare la 1. Forse un problema farà la B e giocherà tranquillo e sereno senza la retrocessione. Noi abbiamo paura dei play-out, non è giusto che Fossombrone con questo campionato che sta facendo rischi, causa infortuni, 3 oggi, domenica prossima giocheremo, speriamo con 2 infortunati soli, che rischi di retrocedere. Non è giusto, per quello che ha fatto fino adesso non è giusto. Se possiamo parlare di una ammalata ancora tra virgolette, perché prendere 44 punti nei primi due quarti ci ha fatto storcere un po' il naso. I 47 potevano anche andare bene, ma per 5-6 minuti prima non ha segnato, per cui c'è ancora ovviamente qualcosa, molto da lavorare. Però io vorrei conoscere il suo stato d'animo nel corso di questa partita, come l'ha vista, come l'ha seguita,
la sua casa. Personalmente sono stato molto coinvolto dalla partita e penso che la squadra ha dato anche chiari segnali in campo, segnali di stare in campo unita anche nei momenti di grande difficoltà, e soprattutto i primi due quarti, dice bene lei, abbiamo preso 44 punti pur facendone 47, eravamo sempre lì. Bravo è stato Alfonso Ombrone a toglierci punti di riferimento completamente per Relazzi, Feliciangeli, in attacco era difficile trovare, si sono messi a zona, peggio ancora trovare punti di riferimento, e in difesa tenere l'uno contro uno dei loro piccoli era cosa ardua. Abbiamo provato anche con la 3-2 un po' a limitarli, però sia Gurini, Musso, sia Gurini ci hanno castigato con tiri da tre punti completamente, anche se devo dire, diceva ai miei giocatori, non abbiamo contestato nessun tiro da tre punti, tiri completamente da sole, questo sicuramente è un aspetto su cui migliorare. D'altronde in settimana ci eravamo date delle priorità, partendo da un presupposto che Brindisi attualmente è la seconda miglior difesa del campionato, un allenatore nuovo, è normale che non vada a toccare quello che di buono questa squadra sta facendo, ma si concentra sul fatto che a Patti e a Sant'Antimo Brindisi aveva fatto soltanto 55 punti. E allora si è lavorato molto sulla difesa, sul dare regole e fluidità al gioco di attacco, sull'atteggiamento in campo, su sullo sgombrare la testa dei giocatori da pressioni, da tensioni, e trasmettere loro la massima serenità. Poi è normale che questa vittoria fa morale, dà serenità, e questa settimana avremo tanto su cui parlare, specialmente in chiave difensiva, per preparare e dare anche un'identità alla squadra di tipo difensivo, identità soprattutto di orgoglio da parte dei giocatori di tenere uno contro uno in difesa, di tenere almeno due palleggi di penetrazione, quello che è mancato questa sera. Però è normale, dopo una settimana lavorare solo su questo, già sono contento che dobbiamo mettere mani solo sulla difesa e solo su questa situazione e un po' sul tipo di mentalità. Però voglio anche far notare, io non parlerò mai, non mi sentirete mai parlare a me degli assenti, anche Brindisi stasera giocava senza Livecchi, giocava senza Cardillo da due mesi, le rotazioni sono ridotte, abbiamo avuto tanto per quello che è stato in campo anche da Petrone, un canestro da tre punti importantissimo su una rimessa da fondo, ci ha consentito di allungare a più sei, sono quelle le piccole cose per far diventare questo buon gruppo una buona squadra, sono le piccole cose che un allenatore vuole vedere, un allenatore nuovo che da una settimana con questo gruppo, lavorare con le vittorie poi fa sempre bene, dà tranquillità e fa morale, quindi penso che siamo però sulla strada giusta, perché quelle quattro cose preparate in attacco hanno recepito, siamo andati avanti, l'ultimo quarto, finalmente abbiamo presidiato i rimbalzi offensivi, direte voi, ma loro non avevano lunghi, ma spesso eravamo anche Sant'Anti, ma non è che questi grossi lunghi o Patti, la squadra era completamente deficitaria a rimbalzo offensivo, il fatto che i piccoli questa sera andavano a rimbalzo offensivo è un altro segnale che i ragazzi hanno voluto mandare a me di recepire quello che vogliamo, dobbiamo supplire da squadra a quelle carenze che attualmente abbiamo. Ma tutti, Muro nei primi due quarti, Parente, dobbiamo supplire da squadra, abbiamo dei limiti, ok, il sistema e la squadra deve supplire a questi limiti in questo momento.